Conclusioni di questa sessione, possiamo dire, di verifica dello stato di attuazione dei programmi, prende la parola il sindaco, prego. Grazie Presidente, grazie al Consiglio Comunale, grazie ai consiglieri che sono intervenuti. Ma in primo luogo un ringraziamento per il contenuto degli interventi, perché ne ho apprezzato l'assenza di astio, di rancore, di aggressività, e si è cercato di andare nel merito delle questioni. Quindi sicuramente quello che è stato anche il mio auspicio l'altra volta, cioè che nel 2018 si possa lavorare meglio tutti insieme nelle commissioni per affrontare anche i prossimi tre anni, credo sia stato raccolto. Ovviamente non entro, ho ascoltato tutti gli interventi, non entro nel merito di ognuno perché consumerei il tempo, e quindi cercherò di fare una considerazione un po' di carattere politico, perché Arienzo del Partito Democratico mi invitava a essere più preciso sulla riscossione, sui tributi, sulla lotta all'evasione e sul patrimonio, ma oltre che precisi noi stiamo lavorando nel dettaglio, e ve ne accorgerete nelle delibere che porteremo da qui a qualche giorno in Consiglio sul piano di riequilibrio, come ricordava Rosario Andreozzi, e anche sul bilancio di previsione, che manterrei sempre la cautela del caso, ma forse per la prima volta riusciremo effettivamente ad approvarlo non d'estate o peggio ancora dopo l'estate, e questo è sicuramente un fatto importante per la vita di questa amministrazione, anche perché piano di riequilibrio e bilancio preventivo sono strettamente collegati. Poi, per far comprendere, diciamo, quanto era poi complicato discutere qua, perché da una parte il consigliere Brambilla ci ha rimproverato dicendo: mi sarei aspettato dal sindaco e dalla giunta che più che parlare di quello che si farà voleva che entrassimo maggiormente nel merito delle cose che si sono fatte. Ricordo a tutti che è stato compresso, anche giustamente, per carità, non è una critica, compresso l'intervento degli assessori, perché si diceva che se ognuno si mette a parlare di tutto quello che è stato fatto. Ma poi la consigliera Minna invece nel suo intervento ha detto: mi sarei aspettato che il sindaco, più che parlare delle cose che si è fatto, si poteva soffermare maggiormente sulle cose non fatte, che è stato un po', diciamo, anche il filo conduttore, se vogliamo, del nostro intervento. Cioè, io ho cominciato per dire che se non facciamo quello che ci siamo detti sul patrimonio, se non facciamo quello che ci siamo detti sulla capacità di riscossione, se non facciamo quello che ci siamo detti sulla lotta all'evasione e tutte le altre cose, è evidente che quel salto di qualità, che non c'è bisogno di mettere in campo una dialettica tra maggioranza e opposizione, lo sappiamo tutti che questa città deve mettere in campo un salto di qualità, dai trasporti al decoro, alla qualità della vita, sono le cosiddette criticità. Cioè, lo sappiamo tutti che questo è il tema e su cui siamo impegnati. Su una cosa mi è molto, capita raramente, anzi quasi mai, di essere in accordo con consigliere Nonno, che non c'è, però una cosa sono d'accordo: quando lui dice il rendiconto si fa alla fine e là saremo giudicati dai cittadini. Insomma, lo diceva anche il consigliere Felago prima, è un po' surreale che noi oggi dobbiamo fare un bilancio consuntivo a nemmeno due anni dal secondo mandato, e vorrei ricordare a tutti di cui quasi tutta la prima parte del 2017 bloccata con i conti in cassa. Io più che altro farei un interpello a tutti i sindaci dell'ANCI per vedere chi riusciva nella capacità di resistere di fronte a uno scenario di questo tipo. E attenzione, abbiamo cominciato il 2018 per come abbiamo cominciato il 2017. Attenzione, caro Rosario, caro consigliere Andreozzi, non è che il CR8 ci ha pignorato 24 milioni, il CR8 ha trovato 24 milioni, ma ogni soldino che entra in cassa va nel pignoramento. E qua, siccome la consigliera Valente mi rimprovera sempre che io non la guardo, oggi devo dire la verità, l'avrei voluta guardare, ma non per un fatto estetico, per un fatto politico, cioè nel senso che, devo dire la verità, avrei voluto ascoltare la consigliera Valente e la consigliera Carfagna in particolare, ma ci tornerò da qui a breve, ma le avrei detto nella mia replica: cara consigliera Valente, e mi rivolgo a tutto il Partito Democratico e al Governo, noi ogni giorno ve la dovremmo ricordare questa cosa del CR8. E lo dico con l'onestà intellettuale che mi caratterizza, non stiamo in campagna elettorale, e diceva bene Rosario Andreozzi prima, non ci stiamo convintamente,
perché i temi in città sono tanti, i problemi tanti, le opportunità tantissime, le cose fatte anche tante, ma non ci possiamo distrarre un attimo, ma ricorderemo in questa campagna elettorale non solo i temi che interessano la città, ma anche le cose su cui ci hanno fatto, ci hanno detto tante cose, ci sono presi impegni, ci sono prese fatte promesse, ma lo Stato, il tavolo tecnico che affronta il tema del CR8, non ha ancora avuto una soluzione definitiva. E ricordo a tutti che il CR8 è un debito dell'81, quando io avevo nemmeno 14 anni, è un debito dello Stato, del commissariamento, e guarda caso ce lo stanno facendo pagare proprio a noi. Allora, siccome da questo punto di vista non mi appello al Partito Democratico e al centrodestra, perché so che se andranno a governare non affronteranno il tema del debito, mi appello in questo caso a un movimento che potrebbe governare il Paese, che è il Movimento 5 Stelle. Io credo che una battaglia insieme la si potrà fare. Il debito. Guardate, noi rincorriamo ogni giorno un'estinzione del debito che è impossibile. È impossibile. Cioè, il debito nel nostro Paese non si può estinguere. Però, consigliera Coccia, tu sai bene che se non si affronta questo tema non ti devi meravigliare che si vendono le quote di GESAC, nonostante noi abbiamo mantenuto una percentuale importante che ci garantisce il diritto di tribuna e teniamo il 12,50 come città metropolitana. Allora, o questo Paese, non solo il sindaco di Napoli, affronta il tema del debito, noi lo faremo. Noi stiamo costituendo un grande gruppo di lavoro sul debito, noi faremo delle cose clamorose nei prossimi 3 anni. Ma sarà la solita battaglia politica della città di Napoli, il sindaco di Napoli, la sua maggioranza, come l'acqua. La ricordate l'acqua? L'acqua, siamo rimasti soli a distanza di anni. Nemmeno chi governa come noi e la pensa come noi, Roma, Torino per esempio, sono riusciti ancora a fare il tema dell'acqua. Allora questa per esempio è una bella sfida da campagna elettorale, il debito. Bisogna avere il coraggio, come hanno fatto altri paesi, l'Islanda, l'Ecuador, in parte l'Argentina, il tema del debito. Altrimenti i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, quando saranno alcuni dei loro sindaci di questa città, si troveranno di fronte alla stessa clava. Dispiace, ma lo dico senza polemica, dispiace che in particolare oggi c'è un'assenza che pesa, quella di 2 consigliere parlamentari uscenti, entrambe candidate al Parlamento, che quando noi abbiamo fatto le nostre relazioni, e in questo apprezzo oggi i consiglieri di opposizione presenti, alcuni sempre presenti, che mentre noi parlavamo già, e tengo le ansia della Valente e della Carfagna, in particolare della consigliera Carfagna, già aveva fatto le dichiarazioni alla stampa giudicando l'inconcludenza del nostro operato. Bene, prendo atto che invece di venire oggi qua a discutere dell'attuazione del programma, come chiesto dall'opposizione, evidentemente la Carfagna ha preferito accompagnarsi a Gigino Cesaro, grande new entry e novità della nostra campagna elettorale, e la Valeria Valente invece di venirci a parlare delle cose che non sappiamo fare, magari di darci dei consigli, magari di fare una critica costruttiva, e magari la potessimo, come dire, tra virgolette, politicamente perdonare se in questo momento sta dal Presidente del Consiglio per affrontare il CR8, mentre invece sono sicuro che sta già in campagna elettorale. Allora non ci chiedete di tenerci qua inchiodati a parlare di alcune cose che interessano la città se non avete nemmeno il garbo di venire, e poi c'è questa polemica sterile che quando parli, se uno deve rispondere a un messaggio un attimo, perché poi c'è il sindaco di Napoli, non è che faccio qua uno che si trova di passaggio, ci aspetta un momento, ma devo andare un attimo là dentro, rispondo a un messaggio, sindaco tu non mi guardi, e siamo una pantomima veramente curiosa, visto che oggi anche il Presidente del Consiglio il Presidente del Consiglio Comunale ci ha intrattenuto anche su questioni un po' di natura psicologica che hanno riguardato l'inizio della fase di questo Consiglio Comunale. A nonno, non c'entra niente con l'attuazione del programma, anche nonno che non c'è, ma c'è, perché lo saprà, andrà a vedere, ci ha definito antifascisti col mandolino, pensava di offenderci, entrambe le cose non ci offendono. Io mi sento profondamente antifascista, e se uno dovrà avere un mandolino in mano, non lo so suonare, ma comunque è certamente meglio accompagnarsi a un mandolino e non con chi, candidandosi alla guida della regione Lombardia, una delle prime uscite che fa parla di pericolo per la razza italiana. Quindi, caro nonno, mi dispiace che non ci sei, ma l'antifascismo ha una sua profonda attualità.
E quindi questa amministrazione, questa maggioranza è profondamente e orgogliosamente antifascista, rapportandoci al ventennio e rapportandoci all'inizio del terzo millennio. D'accordo con la consigliera Menna, il tema della sicurezza deve meritare probabilmente, non dico una monotematica, ma sto tema della sicurezza bisogna parlare, perché ci scaricano comunque addosso tutto, noi ci facciamo carico di quello che possiamo fare, ma ritengo che il Consiglio Comunale, sempre con questo spirito di costruttivo, di confronto, sul tema della sicurezza, magari facendo passare la campagna elettorale, altrimenti ci troviamo di fronte solamente ad argomentazioni non sempre, diciamo, lucide e condivisibili, però credo che da marzo probabilmente affrontare il tema della sicurezza urbana insieme al Consiglio Comunale, e io mi faccio assolutamente, accolgo l'istanza della consigliera di relazionare nel dettaglio di quali sono stati i punti centrali nei vari comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica che producono risultati. Basta vedere, ma cito solo questi senza voler sottrarre altro tempo, gli interventi che da ieri si stanno facendo anche a Porta Nolana attraverso l'attività che il sindaco di Napoli ha portato, facendosi portavoce di istanze dei cittadini, di quello che era la questione particolarmente allarmante di Piazza Garibaldi e dintorni. Attuazione del programma, e mi avvio a concludere. È vero che ci sono ancora cose che non sono state fatte, e non dico solamente abbiamo 3 anni per poterle fare. Non dimenticate mai, consigliere e consiglieri della maggioranza e dell'opposizione, che tra il programma del 2011 che ci ha ricordato il consigliere Brambilla ad oggi non è che non ci siano stati variabili indipendenti. Quindi voi fate bene a criticarci, ognuno la può pensare come vuole, poi ci sottoporremo al vaglio dei nostri concittadini nella primavera del 2021, ma quante cose sono cambiate, non solo in meglio come è stato detto prima, ma quante tegole impreviste che sono crollate sulla nostra testa. I cambiamenti dei quadri normativi, i tagli dei trasferimenti, il blocco delle casse. Guardate, non perché ce la vogliamo cantare e suonare, ma io quando vado in ANCI e discutiamo di queste cose, sanno molti miei colleghi sindaci, ma anche esponenti del Parlamento e anche del Governo, che mi fanno una domanda che può sembrare ingenua ma che ha una grande verità. Ma come avete fatto? Come avete fatto a non crollare? Come avete fatto a non svendere tutti i servizi di rilevanza costituzionale? Come avete fatto a non licenziare? Come avete fatto ad assumere contro leggi che erano costituzionalmente illegittime, come la vicenda delle maestre che ricordava Felaco? Allora ripeto, ma non perché ce la vogliamo cantare e suonare, perché io sono uno di quelli che fin quando non avremo realizzato le cose che sappiamo, io non sono contento. Quindi se voi mi dite, sindaco, tu sei contento per quello che avevamo ereditato e per quella che è la situazione data, contentissimo. Ma per quella che è la situazione reale ed è il desiderio della città che io voglio, non sono contento. Ed è per questo che in questi 3 anni io sono concentrato insieme alla mia squadra, insieme alla mia maggioranza, di cui sono orgoglioso, per affrontare tutti questi temi. È chiaro che la prima priorità di questi giorni è il CR8. CR8, piano di riequilibrio, legge di bilancio. E io mi aspetto dal Consiglio Comunale, e non mi riferisco solo alla maggioranza, ma anche alla minoranza, un contributo importante. Perché su questi temi, leggi di bilancio e piano di riequilibrio, si gioca non solo la partita di questa amministrazione, si gioca la partita della città, si gioca la partita di questo Consiglio Comunale, la credibilità di tutti, perché lo diceva qualcuno prima, se le cose funzionano sicuramente siamo contenti come napoletani, io sono contento come sindaco, lo sono i miei assessori, ma immagino anche un consigliere comunale che vive sul territorio e che tante volte la gente non fa la differenza se quello sta con la maggioranza o piuttosto con l'opposizione. Quindi io avrò rispetto per chi ci farà proposte costruttive, mi farò garante, come dire, di portarle al vaglio della Giunta e della maggioranza, e mi aspetto, come dire, che ci sia un contributo soprattutto di chi poi siederà, e auguro ovviamente a tutti i consiglieri candidati di potercela fare, a quelli che qui non sono consiglieri, insomma a poter dare un domani in Parlamento un contributo maggiore rispetto a quello che abbiamo avuto in questi 7 anni. Non me ne voglia nessuno, ma in questi 7 anni i parlamentari napoletani, che li ho visti, come dire, dare un sostegno con passione e con forza alla vita di questa città, fatta l'eccezione per qualcuno, non faccio un elenco dei buoni e dei cattivi, ma sicuramente quelli che si sono dati da fare sono un'enorme minoranza rispetto anche ad alcuni che erano stati eletti, e il Rosatellum non mi sembra che migliorerà come una rosa il quadro dei rapporti tra il Comune di Napoli e il Governo nazionale. Consentitemi di chiudere veramente anche con un paio di obiettivi strategici.
Cioè, guardate, quello che ha messo in campo questa città su alcuni obiettivi strategici, noi siamo felicissimi, ma siamo soprattutto certi che se ne beneficeranno le prossime consiliature, le prossime sindacature. Cito due casi per tutti, Vele e Bagnoli. Ve lo dico da napoletano prima ancora che da sì, ma ero bambino che si parlava di questi temi. Bagnoli e Vele, Bagnoli e Vele. Questi non sono più discorsi generici. Sulla Vela stiamo nel countdown definitivo per l'abbattimento della prima vela e con Bagnoli siamo prossimi alla pubblicazione da parte del governo della gara sulle bonifiche. Quindi da questo punto di vista credo che da questo dibattito che c'è stato in questi giorni ho potuto constatare che ci sta la volontà da parte di tutti di dare un contributo per il miglioramento dell'attuazione del programma, per cercare di realizzare il maggior numero di cose nell'interesse della nostra città. Orgoglioso di un fatto, che adesso tutti, e chiudo su questo, tutti si sono resi conto quanto è difficile amministrare. C'era una volta chi sosteneva che se un sindaco o un politico ricevesse un avviso di garanzia o fosse scritto nel registro di indagati doveva essere espulso dalla politica. Poi ci si è resi conto che quando tu amministri con onestà, più sei onesto e più vieni denunciato certe volte, perché l'avversario politico è quello del sistema che tu stai ostacolando, che ti denuncia. Tutti stanno capendo che è davvero difficile, addirittura noi abbiamo cominciato con la difficoltà più grande, senza soldi, pieni di debiti e con munnezza da tutte le parti, e anche città dove la spazzatura non c'era, e penso di città molto più blasonate della nostra, hanno a che fare con problemi di rifiuti. Altri sono riusciti a migliorare la situazione dei trasporti perché gli hanno dovuto fare un emendamento speciale dando soldi, penso a Torino. La grande Milano della finanza, la Milano da bere, non riesce ad approvare il bilancio della città metropolitana e ogni volta in ANCI interviene il soccorso rosso e il soccorso meridionale. Guardate un po'. Allora io credo che la cosa più bella è che noi non abbiamo traditi i nostri elettori. Non li abbiamo traditi finora, non lo faremo mai, sull'onestà, sull'autonomia, sulla libertà, sul coraggio, sulla passione, e col tempo siamo anche più consapevoli dei nostri limiti e anche degli errori che abbiamo fatto. Ecco perché i prossimi tre anni io avverto un grande senso di responsabilità, perché quando faremo l'ultimo discorso dopo 10 anni di governo, a quel punto farei veramente il bilancio delle tante cose fatte, e col vostro sostegno penso saranno tantissime, e delle cose che non saremo riusciti a fare. A quel punto diremo quelle che non ce l'hanno fatte fare e quelle che non saremo stati in grado di farle, magari anche per colpa nostra, perché credo che anche l'onestà non è solo quella di non rubare, che diciamo è molto al ribasso, ma è l'onestà intellettuale, è l'onestà di chi sta facendo politica al di fuori del sistema, che quando ha visto cose brutte non si è girato dall'altra parte. Le grandi battaglie vengono soprattutto dalle grandi lotte, penso a Bagnoli e alle Vele, come alla legge di bilancio. Bene, orgoglioso del fatto che oggi Napoli è una città che ha una sua autorevolezza e una sua credibilità, perché ha saputo unire umiltà e passione, capacità di dialogo con coraggio, e crediamo molto nelle nostre idee. Credo che queste due giornate, tre giornate sull'attuazione del piano, sull'attuazione del programma non sono state inutili, quindi ringrazio tutti quelli che ci sono stati, della maggioranza compatta e anche dell'opposizione, perché credo che anche il Consiglio Comunale può rafforzarsi molto nei prossimi anni. Quindi grazie a tutti, ovviamente buon lavoro. Bene, grazie al sindaco.